Nei primi 100 giorni noi innanzitutto dobbiamo ripulire la città, dare dignità, decoro a questa città che lo merita. Qui agiremo su igiene urbana, faremo le prime cose sul trasporto pubblico, andremo a fare attività istruttoria sulle aziende. Abbiamo già detto che le aziende dei trasporti e dell'igiene urbana AMA e ATAC rimarranno pubbliche e non faranno la fine di Alitalia. E per cui rilanceremo queste aziende, faremo in modo che ci sia un progetto per queste aziende, cercheremo di rimotivare il personale e rivitalizzare delle attività strumentali al rilancio di quello che può essere anche un asse fondamentale per quanto riguarda la ripartenza di Roma, il turismo. Noi dobbiamo decuplicare i turisti che vengono a Roma. E i turisti che vengono a Roma hanno necessità di servizi efficienti, di vedere una città pulita e hanno la necessità di avere una città sicura. Abbiamo creato una bella squadra di persone che rappresentano diversi mondi, quello dello spettacolo, della cultura, della scienza, il mondo della pubblica amministrazione, delle professioni, dello sport, esatto. Cerchiamo di dare impulso e vitalità a dei programmi, dei progetti che abbiamo per la città attraverso delle persone, delle risorse umane che si sono messe a disposizione e che faranno un cammino con noi. Poi saranno i cittadini di Roma a decidere della qualità della proposta e quindi a decidere se darci fiducia o meno.